Vediamo di fare oggi la correzione della verifica sulle forze e l'equilibrio. La verifica consisteva di 10 tra domande ed esercizi. Cominciamo con la prima. La prima domanda dice: i principi della dinamica sono leggi che descrivono le forze. Sono stati il risultato delle ricerche di quale autore? Anche Archimede si è occupato di forze, senz'altro, Einstein molto più dopo e anche Galilei in parte, ma i principi della dinamica sono frutto del lavoro di Newton. Non per niente la sua opera più importante, non solo la sua, ma l'opera scientifica mai scritta più importante nella storia dell'umanità è il testo di Newton, I principi matematici della filosofia naturale. Qua, insomma, questa era solo, faceva appello solo alla memoria. Esercizio numero 2. Osserva il sistema in figura. Abbiamo due blocchi, A e B, collegati da una sfune. Il blocco A è appoggiato su un piano inclinato. L'inclinazione del piano è di 30 gradi. Il blocco B, collegato al blocco A con la fune, pende verticalmente. Ok? Se il blocco B pesa 2 kg, ha una massa di 2 kg, quant'è la massa del blocco A? Allora, anche qui si ragiona utilizzando le forze. Qui su A agiscono tre forze, il peso, la tensione, chiamiamo peso di A, la tensione, e la reazione vincolare. Ok? La reazione vincolare bilancia la parte del peso parallela al piano e quindi la tensione bilancia la parte del peso di A parallela al piano, cioè PA per il seno dell'angolo alfa di inclinazione, alfa è 30 gradi. In B ci sono solo due forze, il peso di B e la tensione T. Abbiamo già visto a suo tempo che le due tensioni sono identiche, quindi T è uguale al peso di B, cioè la massa di B per G. Tutte le forze devono essere in equilibrio, quindi il totale è zero, per cui se il peso di B viene bilanciato dalla tensione, vuol dire che la tensione vale PA sen alfa. E quindi fatemelo scrivere qua sotto, PA per il seno di alfa vale PB, cioè togliendo G, la massa di A per il seno di alfa è uguale a MB. Qui conosciamo MB ma non MA, basta dividere per il seno di alfa, quindi M, se ho un po' di spazio qua sotto, la massa di A vale quella di B diviso il seno di alfa, che essendo 30 gradi è un mezzo, quindi la massa di A è il doppio di quella di B. Quindi se B misura 2 kg, A ha una massa di 4 kg. Ok? Domande? Molto bene. Allora, esercizio numero 3. Abbiamo due molle diverse che hanno costanti elastiche K1 e K2, con K1 più piccolo di K2. Quindi la molla 1 è meno rigida, ha una costante elastica più debole. Siccome la forza con cui vengono deformate è la stessa, e la forza è K volte per l'allungamento, applicando la stessa forza, avremo che la forza applicata alla molla 1 sarà uguale a K1 delta L1, alla forza 2 sarà K2 delta L2, o se preferite, delta L vale F fratto K. A parità di forza, l'allungamento è inversamente proporzionale alla costante elastica, quindi se K1 è più piccolo di K2, significa che delta L1 è più grande di delta L2, quindi si allunga di più la molla che ha costante elastica più piccola, perché è meno rigida. Ok? E quindi sembra che le risposte erano praticamente tutte corrette. D'accordo? Qui però è importante specificare a parità di forza, perché solo se la forza è la stessa vale la proporzionalità inversa, altrimenti se le forze fossero diverse non è detto, non si può dire a priori quale delle due si allunga di più e quale si allunga di meno. È chiaro questo, no? Bene. Poi,
Qui si trattava solo nel 4 di applicare quanto appena visto, se un elastico si allunga di 25 cm quando è sottoposto a una forza di 5 N, calcola la costante elastica. Allora, la costante elastica K vale la forza diviso l'allungamento. Quindi 5 N, 25 cm sono 0,25 metri o un quarto di metro. 5 per 4 fa 20, 20 N fratto metro. Ok. Passiamo al numero 5. Un uomo deve spostare una cassa che ha una massa di 80 kg, facendola scivolare sul pavimento. Il coefficiente di attrito statico vale 0,3. Quant'è la forza minima con cui riesce a spostare la cassa? La forza minima è uguale alla forza massima di attrito. Ok? La soglia è quella dell'attrito, che vale il coefficiente d'attrito per la forza premente o reazione vincolare, o in questo caso se è appoggiato orizzontalmente il peso. Quindi sarà 0,3 che è mi per la massa 80 kg per i 9,81 metri al secondo quadrato, che dà un totale di, allora fatemi calcolare, 0,3 per 80. 981 mi viene 235,44 newton, quindi la risposta corretta è la B. Si trattava di semplicemente di applicare la definizione di forza d'attrito. Questa è la forza d'attrito, l'attrito radente statico. Ok? Esercizio numero 6. Questo forse era quello che richiedeva un pochino più di calcoli. Osserva la figura: un atleta sta camminando su una fune tesa tra due edifici separati da una distanza di 10 metri. L'atleta si trova nel punto medio del percorso e le funi formano un angolo di 10 gradi rispetto all'orizzonte. Se la massa dell'atleta è di 50 kg, qual è la tensione della fune? Ok? Qui, a dire la verità, il dato di 10 metri è irrilevante. Quello che è cruciale è l'angolo di 10 gradi. E il fatto che l'atleta è nel punto medio. Cioè, nel punto medio è 10 gradi quest'angolo e 10 gradi l'angolo che l'altra parte della fune fa con l'orizzontale. Quindi sull'atleta agiscono il peso dell'atleta stesso e le tensioni delle due parti della fune che sostengono l'atleta. Ok? Fatemele ridisegnare qui, sistema di assi cartesiani. Prendiamo l'origine come il punto dove si trova l'atleta, ho il peso diretto verso il basso e le due tensioni, T, quelle chiamano T1 e T2. Ok, dove se quest'angolo è 10 gradi anche in questo e anche questo, che sono angoli alterni interni di due parallele con la trasversale. Ora, se il sistema è in equilibrio, la somma delle forze, peso più le due tensioni, deve darmi 0. Ok, ora questo si scompone in due lungo i due assi cartesiani, lungo l'asse delle x e lungo l'asse delle y. Lungo l'asse delle x, T1 produce una componente orizzontale che è T1 per il coseno di alfa, mentre T2 è diretta verso sinistra e quindi tengo conto del segno meno, sarà meno T2 sempre coseno alfa perché l'angolo è lo stesso e questo deve fare 0. Questa relazione mi dice che T1 è uguale a T2, chiamiamolo T. Perché il coseno si semplifica, l'angolo è lo stesso, quindi mi rimane che T1 meno T2 fa 0, per cui T1 è uguale a T2. Lungo l'asse delle y ho il peso che è negativo, quindi meno mg, dove mg è la massa, l'm è la massa dell'atleta. Poi ciascuna delle due forze T1 e T2 produce una componente verticale verso l'alto che vale t per il seno di alfa. Quindi
Ma siccome T1 è uguale a T2, cioè le due forze hanno lo stesso modulo, la stessa lunghezza, un valore T1 sen alfa è prodotto dalla forza di destra, T2 sen alfa dalla forza di sinistra, quindi siccome hanno la stessa intensità, io avrò un 2 e questo deve essere uguale a 0. Dalla seconda relazione, da questa, ricavo direttamente che 2 volte T sen alfa vale il peso, mg. E la tensione quindi è mg fratto 2 sen alfa. E quindi è cos'era, 50 kg per 9,81 metri al secondo quadrato diviso 2 per il seno di 10 gradi. E questo ci dà un totale di, allora, 50 per 9,81 diviso 2 e diviso il seno di 10 gradi. 1412, approssimiamo l'intero newton. Quindi la corda è molto molto tesa. Ok? Abbiamo già fatto l'esame, un esercizio esattamente identico col quadro, mi ricordo. Ci sono domande, questo è forse l'esercizio un pochino più laborioso, però ne avevamo fatto uno identico. Tutto chiaro? Ok, passiamo al 7, questo è anche abbastanza semplice. Dice, spingi una scatola verso il muro con una forza F, questa forza qui, forza con cui la mano spinge la scatola verso il muro. Il peso della scatola è di 12 newton, attenzione, non la massa, quindi non bisogna moltiplicare per 9,81, perché l'esercizio ci dà direttamente il peso in newton, non la massa. Se la spinta minima per tenere la scatola ferma senza che scivoli vale 15 newton, quindi il valore minimo di F è 15 newton, al di sotto del quale la scatola scivola verticalmente, qual è il coefficiente d'attrito? Allora, se con questa forza F con cui premo la scatola sta ferma, significa che il peso mg è bilanciato dalla forza d'attrito. Ok? Ma la forza d'attrito vale il coefficiente d'attrito per F, che è la forza con cui premo, dato che F e la forza di reazione vincolare devono essere identiche, se no la scatola si muoverebbe orizzontalmente, se non ci fosse equilibrio. Da qui ottengo che il coefficiente d'attrito non è altro che il rapporto tra il peso, anzi non mettiamo il peso qui perché mg potrebbe portarvi fuori strada, dato che ci dà direttamente il peso, è il peso, ripeto, diviso la forza con cui premo la scatola contro il muro, quindi 12 newton diviso 15 newton, per gli amici 0,8. Ok? Tutto chiaro? Molto bene. Un altro piano inclinato, esercizio numero 8. Qui abbiamo una scatola posta su un piano inclinato di inclinazione θ che vale 20 gradi. Okay? E in queste condizioni la scatola, che ha una massa di 200 grammi, è in equilibrio, quindi sta ferma. Questo cosa significa? Significa che sulla scatola agiscono le solite tre forze: il peso, la reazione vincolare, chiamiamola R, e la forza d'attrito che si è diretta verso l'alto. Queste tre sono in equilibrio, quindi la forza risultante, che è la forza d'attrito più la reazione vincolare R più il peso, danno zero. Ma il peso è bilanciato, il peso, scusate, la parte del peso perpendicolare al piano è bilanciata da R. È la forza d'attrito che bilancia la parte del peso parallela al piano. E quindi la forza d'attrito vale
P parallelo, cioè P per il seno di teta in questo caso. Quindi abbiamo 200 grammi, 0,2 kg per 9,81 metri al secondo quadrato per il seno di 20 gradi. E otteniamo 0,2 per 9,81 per seno di 20, che fa 0,67 newton. Qui non mi serve il coefficiente d'attrito e neanche infatti non me lo dà, perché evidentemente l'angolo è sufficientemente piccolo da far sì che l'attrito è sufficiente a bilanciare il peso. Se il corpo sta fermo, vuol dire che l'attrito è in grado di tenerlo fermo. Prego. Certo, se io metto la scatola sul piano inclinato e la scatola sta ferma, sta lì dov'è? Cosa vuol dire? Vuol dire che la somma delle forze applicate è da zero, se no si muoverebbe. Primo principio della dinamica. Quali sono le forze applicate? C'è il peso, e quello ahimè c'è sempre. C'è il fatto che la scatola sta su un piano inclinato, quindi c'è una reazione vincolare, cioè una forza che impedisce alla scatola di attraversare il piano, che è diretta perpendicolarmente al piano. E poi c'è un attrito. Perché se no, se ci fossero solo queste due forze, cioè se ci fosse un piano perfettamente liscio, la scatola non potrebbe stare ferma, perché il peso ed R non si bilanceranno mai dal momento che non sono parallele. Se ho due forze parallele, non faranno mai un vettore nullo, in nessun caso. Saranno in equilibrio solo se il piano è orizzontale, cioè solo se R e P sono opposte, sono tutte e due verticali. Ma non essendo tutte e due verticali, cioè il piano essendo inclinato, perché la scatola sia ferma c'è bisogno di un'altra forza. E quale sarà quest'altra forza? Quella dovuta all'attrito tra la scatola e il piano inclinato, che non sarà perfettamente liscio. Ok? Abbiamo già visto a suo tempo che se io prendo un oggetto e lo metto sul piano inclinato, questo se lo inclino dopo un po' scivola. Dall'angolo 0 all'angolo in cui comincia a muoversi l'oggetto, in quell'intervallo lì di angoli, la forza d'attrito è sufficiente a bilanciare la parte del peso parallela al piano che invece metterebbe in moto la scatola. Morale della favola, se la scatola sta ferma vuol dire che la forza d'attrito è in grado di bilanciare il peso lungo il piano. Ma P parallelo vale P sen teta o sen alfa, chiamiamolo come volete. Quindi è il peso dell'oggetto 0,2 kg per 9,81 newton in totale per il seno dell'angolo. Ok? E in questo caso viene 0,67 newton, quello che sia. D'accordo? Domanda numero 9, che era mirata a vedere se avete afferrato i principi della dinamica o siete ancora o pensate come pensava Aristotele. La domanda chiede: se osserviamo un corpo in moto rettilineo uniforme, possiamo dedurre che la risultante delle forze applicate al corpo è nulla? Vero o falso? La risposta aristotelica è falso, dato che il corpo si muove, se si muove deve esserci una forza che lo spinge. Questo è sbagliato. Se il corpo si muove di moto rettilineo uniforme, cioè se la sua velocità vettorialmente è costante, allora e solo allora la forza risultante è zero. Primo principio della dinamica. Invece nella teoria aristotelica, qualunque corpo si muove solo se una forza lo spinge. Questo è apparentemente così perché? Perché se io spingo il tavolo e dopo lo mollo, dopo un po' si ferma. Però se io mollo il tavolo non è che spariscono tutte le forze applicate al tavolo, perché rimane la forza d'attrito. Se io riuscissi a spingere il tavolo e fare in modo che fossero nulle tutte le forze applicate, questo tavolo si muoverebbe di moto rettilineo uniforme. Infatti, quando io lo spingo, prendiamo un altro esempio, le automobili in strada, ok?
Metti un'automobile che viaggia a 40 km orari, velocità costante. Però per far spostare la macchina mi serve la forza sviluppata dal motore, cioè ci devo spendere benzina, perché la forza sviluppata dal motore è quella sufficiente a vincere tutti gli attriti. Perché se non ci fosse quella forza, gli attriti, che invece non riesco a eliminare, la fermerebbero prima o dopo. Quindi per spostare il veicolo è necessaria una forza solo perché è quella che mi serve a bilanciare tutte le altre forze. Se queste fossero più piccole, mi basterebbe di meno per farla spostare. O addirittura, se non ci fosse l'attrito, potrebbe spostarsi senza l'azione del motore. Ma questo, ahimè, in realtà non è così, perché comunque è a contatto con l'asfalto, è a contatto con l'aria, e questi due ambienti producono attrito, di diverso tipo, ma producono attrito. Per vincere quello serve il motore. Ok? Ultimo esercizio, osserva attentamente la figura. Un blocco che ha una massa di 12 kg viene posto su un piano che inizialmente è orizzontale. Successivamente il piano viene inclinato via via con inclinazione maggiore e il blocco inizia a scivolare quando l'inclinazione raggiunge i 34 gradi. Calcola il valore del coefficiente d'attrito tra il blocco e il piano. Qui non facciamo altro che tornare al punto di prima, a questo esercizio qui. Okay. Finché l'angolo di inclinazione è sufficientemente piccolo, la forza d'attrito è in grado di bilanciare il peso. Quando l'angolo è sufficientemente grande, okay, questa forza supera quella d'attrito e il blocco si muove. Ma la forza d'attrito massima dovuta all'attrito statico radente, con cui il piano inclinato può frenare il blocco, vale il coefficiente d'attrito per la componente del peso perpendicolare al piano o la reazione vincolare. E questa bilancia la parte del peso parallelo, che invece cresce man mano che l'inclinazione cresce. Se quindi, ripeto, se alfa cresce, questa parte diminuisce, questa parte aumenta. Quando le due si bilanciano, cioè l'angolo massimo al di là del quale non ho più equilibrio, ma ho che il corpo comincia a scivolare, ho il fatto che mi per R, cioè per il peso perpendicolare, quindi P cosen alfa, vale il peso per sen alfa, che è P parallelo. I due pesi vanno via e mi vale la tangente di alfa, in questo caso la tangente di 34 gradi. Risulta essere, fatemi fare il calcolo, 0,674 circa. Fatemi rifare ancora per sicurezza. Allora, tangente di 34, giusto? Cioè, misurando l'angolo massimo al di là del quale non ho più equilibrio, ho una misura diretta del coefficiente d'attrito statico, che vale la tangente dell'angolo massimo al di sotto del quale ho equilibrio e al di sopra del quale l'equilibrio non c'è più. Ditemi se ci sono domande. Allora ci fermiamo qua.